e anche con loro. Quei due cocktail. Scusa tesoro, mi dispiace, ma ho soltanto due mani. Ehi, ma che cos'è che ti fa? Ciao. Come stai, Kevin? Che piacere. È passato un secolo, e come va? Bene, e voi come ve la passate? Ci fanno saltare alla Spectre, vero? Già, comunque ci mancate molto tutti quanti. È vero. La cosa è reciproca, amico mio. Sottoscrivo pienamente. È vero, finito, vai. Scusatemi. Dirigi il traffico, eh? Di qua, di là. Ehi, hey, Kit! Sì? Senti quel cantante. Santo cielo, non l'avrei chiamato. Sì, lo so anch'io che non è un granché, ma è il migliore che c'era. Perché non chiami me, sì, a cantare? Sai, veramente non è che capiti più molto spesso. Quest'estate sarà un'altra cosa senza la vecchia banda. Senza voi due e senza Messi. Specialmente lei. Messi sapeva rendere allegro questo posto. Ciao! Connor, ciao. Ho scelto un brutto momento. No, non ho programmi e nessuno con cui farli. Su, entra. Grazie. Inutile che ti chieda come stai. No, non ce n'è bisogno. Forse hai voglia di parlarne? Io continuo a domandarmi dove diavolo è che sbaglio. Voglio dire, prima ho perso Thorn. Adesso ho questa storia assurda con Anthony. Ma insomma, che cosa ho fatto di male? Me lo faresti un favore? Cioè? Sorridi. Non me la sento di sorridere. Non ha nessuna importanza. Vedi, gli scienziati hanno provato che quando sorridiamo usiamo certi muscoli della faccia che favoriscono la produzione di endorfina nel nostro cervello. E l'endorfina ci fa sentire meglio. Quindi sorridi e vedrai che starai bene. Ecco, servito, stai meglio ora? Il punto è se stai meglio tu. Non lo so, prima o poi spero di sì. È già qualcosa. Lo so io che cosa ti ci vuole. Lo so anch'io che cosa mi ci vuole. Una tazza di tè e un bel romanzetto. No, ti sbagli. Tu hai bisogno di distrarti un po'. Stasera devi divagarti e divertirti. E credi che sia semplice? Sì, in teoria sì. E questa sera metteremo in pratica la teoria. Tu e io. Forza, Connor, riusciamo. Connor, non ho voglia. No, niente discussioni. Sono più grande di te. Su, coraggio. Infilati un vestito. Io ti aspetto, eh? Fa con calma, eh? 10 minuti! È questo che voglio. Voglio che questa unione possa durare. Io ti amo. Ti amo, Brooke. Accetta l'anello e dimmi che sarai mia moglie. Mi vuoi sposare? Oh. Hampered
Un ragazzo di 21 anni con tutte quelle conoscenze. Nulla di strano agli occhi. Su questo non ho alcun dubbio. Ogni volta che guardo nei tuoi occhi, tutto il resto sparisce per magia. Sai che cosa vedo io quando guardo nei tuoi? Dimmelo. Vedo il passato. Vedo il presente. E vedo il futuro. Tu sarai sempre con me, Brooke. Ricordo la prima volta che ho posato gli occhi su di te. E ho capito subito, nel profondo del mio cuore, che tu saresti diventata molto importante per me. Oh, James. Tesoro, non mi aspetto che tu mi risponda subito. Però ti chiedo un favore. Lascia che io ti metta l'anello. Anche solo per un momento. Vorresti la storia della buonanotte? Sì, papà. Va bene. Sì, facciamo così. Tu vai in camera e scegli la tua storia preferita. La scegli con calma e io ti aspetto qui. Intesi? Coraggio. Sally. Dobbiamo parlare. Io non sono il padre di tuo figlio. Non è sorprendente che ti veda sotto questa luce, Anthony. Tu sei la figura più vicina a un padre che lui abbia mai avuto. È che io non mi ci sento a mio agio, Sally, e non va bene per lui. Ma come glielo diciamo? Come possiamo fare in modo che capisca? Ma come hai fatto a convincermi a venire qui? Non mi sento in bene. Fa un tentativo, intesi? E dà agli amici la possibilità di fare la loro parte. Ciao, ragazzi. Ciao. Che sorpresa. Ciao, ragazzi. Come stai, Esla? Ciao. Bene? Sì. Ciao, Kit, come va? Ciao, va bene, grazie. Ciao. Kevin. Stavamo giusto parlando di te. Beh, allora ti diverti, sono contenta. È vero, stavamo parlando di te. Ah, sì? È malissimo. È malissimo. Oh. Vuoi mettermi questo anello? Non devi sentirti impegnata. Non aver paura, è solo un giro di prova. Che effetto ti fa? È meraviglioso. È bellissimo, non c'è che dire. E questo è un cerchio perfetto, Brooke. Una linea senza inizio e senza fine. E così sarà per noi due. Un amore eterno, Brooke. Senza limiti. Adoro questa canzone. Allora non lasciamocela sfuggire. Vuoi ballare con me? Sì. Bibite, Ronda, ti ricordi la festa che abbiamo fatto qui quella volta? Quale? Quella che Macy ha dato per la sua amica? Già. Te la ricordi, Macy? Cosa? Ah, sì. Beh, Macy aveva chiamato uno spogliarellista per farle una sorpresa. Come si chiamava la tua amica? Cinzia.
Cinzia, hai ragione, giusto. Comunque, il problema è stato che all'ultimo momento lo spogliarellista ha detto che non poteva venire. Sì, ha telefonato che aveva mal di denti. Naturalmente era solo una scusa. Già, in ogni caso era tardi. A quel punto le agenzie erano chiuse. Non si trovava nessuno. E Sly e Kit hanno fatto a testa o croce. Sì, e naturalmente è uscito testa e io ho perso. Veramente, io avrei una confessione da fare. Che tipo di confessione? Ti ha fregato. Tu? Ecco, no. Vedi, in effetti ho una moneta con due teste. La tengo per i casi di emergenza. Per i casi di emergenza, eh? E se non era un caso di emergenza quello? Gliela fa, me la sono proprio vista brutta. Divertente, no, Messi? Sì, certo. Sarò di nuovo con voi tra un momento! Grazie. Che personaggio. Ciao, Mac. Dopo, eh? Oh, finalmente se n'è andato. Se n'è andato, per fortuna. Perché non ci canti una canzone tu, Messi? Ah, sì, per è una buona idea. Cantaci avanti, tu qualcosa. Messi. Dai. No, non me la sento, ragazzi, scusate. Mi dispiace, Kevin, so di non essere di grande compagnia. Non fa niente, Messi. È già tanto che sei qui. Lo sai, una volta mi hanno detto che quando uno è giù, una cosa che può farlo star bene è far star bene qualcun altro. E tu questo puoi farlo con la tua voce. Kevin sarebbe felice di sentirti cantare. Avanti, accontenta. D'accordo. Solo una, però. Sì, è sempre quello di una Kit. Volta. Certo. Io non sono suo padre. È necessario che CJ capisca la differenza tra la realtà e quello che desidera lui. A me è una cosa naturale. Rifletti, Anthony. Poteva andargli anche peggio se al tuo posto ci fosse stato qualcun altro. Come del resto è stato in realtà. L'hai chiamato CJ per via di Clark, vero? Sposare quell'uomo è stato il più grosso errore della mia vita. Già. Ma mi ha dato questo figlio, che è forse la più grande gioia della mia vita. È buffo, vero? Dimmi di lui, Sally. Parlami del padre di CJ. Che posso dirti di Clark Garrison? Non ho notizie di lui da quando ci siamo lasciati. Né una lettera, né una telefonata. Niente. Quindi,
A quanto pare io colmo un vuoto nella vita di CJ. No, Anthony, tu fai molto di più. Tu hai trasformato la vita di quel bambino. E sapessi quanto ero in pena. Era così introverso e triste. Ora invece è allegro, estroverso. E tutto questo solo per merito tuo. Sally, ti sbagli. La verità è che tu hai fatto un ottimo lavoro. Ho fatto del mio meglio finora. Ma l'impresa non è finita. No, forse hai ragione. Anthony, ho scelto il libro. Davvero l'hai scelto? E allora coraggio, leggiamolo immediatamente, questo splendido libro che hai scelto. Su, vieni qui, sediamoci. Allora, vediamo cosa hai scelto. Accidenti, guarda che bello. Bravissima. Sei sempre grande. Beh, hai sentito? Te l'avevo detto io che sorridere fa bene alla salute. Grazie, Connor. E che cosa ho fatto? Tu sei venuto a salvarmi da me stessa, dalla mia solitudine. Mi hai fatto ricordare che anche quando la vita ti sembra finita, se hai intorno gli amici, e io qui ho dei grandi amici, allora non sei mai davvero sola. A qualcosa sono servito. Ehi, un brindisi, siete d'accordo? Sì. Allora, arrivo. Sì, voglio fare un brindisi ai migliori amici che ci siano sulla Terra. Brava, io ci sono. Bellissima idea. Oh, che brindisi, sottoscrivo. Ai migliori amici che ci siano sulla Terra. Slime. Delizioso. Ce la fai a berla tu? Certo. Coraggio. Ah, che meraviglia. Che hai portato nella mia vita e nella vita dei miei figli. Sì. Sì, desidero essere tua moglie. Non c'è niente che desideri di più a questo mondo che diventare tua moglie.